Parliamo di presente. Andiamo sempre alla ricerca, noi archinuti, del flettente non solo migliore, ma quello che perdona di più, quello più morbido, quello che comunque mi permette 40 libbre ma sembrano 30, quello che non faccio fatica, che è quello che quando rilascio, in qualsiasi modo rilascio, la freccia vada comunque nel cielo. Purtroppo non è proprio così che funziona. Diciamo che per l'arco nudo un buon paio di flettenti intanto deve essere rigido, deve essere rigido in punta, non deve avere la possibilità di torcere, perché non avendo stabilizzazione, non avendo nessun accessorio che ci permette, ecco, una cosa che ci può far perdonare qualche errore, noi non ce l'abbiamo, noi archi nudi, e quindi dobbiamo cercare qualche flettente che ci dia performance, ma anche sicurezza di stabilità e di antitorsione. Flettenti che vanno bene ce ne sono parecchi, ne ho provati molti, e uno che sono rimasto, che è molto interessante, di cui sono rimasto sorpreso, anche per il suo profilo, no? Un po' innovativo, anche se molte case comunque hanno questo profilo, sono i flettenti prodotti artigianalmente, tra parentesi, da Davide Vicini, che sono questi. Sono questi qua, sinusoide, vedete che hanno un profilo un po' strano, e mi hanno permesso intanto di vincere il campionato del mondo IFA, che non è poco, che è una gara comunque 3D che si svolge su ostacoli tridimensionali, ma mi ha permesso comunque di avere, nonostante il mio basso di braccio, questi sono 66-36 e al mio allungo sviluppo 34-35 libre, mi hanno permesso comunque di avere una buona performance e un'ottima stabilità. I flettenti sono rigidi il giusto una volta in trazione, e questo profilo permette per l'appunto di avere una certa rigidità. Le lamine di carbonio contribuiscono a questi risultati. Non mi sono trovato male, anche se nell'indoor uso gli Oite, gli Oite 4, nel 3D preferisco utilizzare questi. Sono molto performanti e mantengono il giusto grado di stabilità che mi permette. Ma vediamo un po' l'utilizzo. Intanto, ovviamente sempre il mio straordinario nero, di cui faremo poi una recensione adeguata. Diciamo che il problema più grosso, che può essere rappresentato e mal interpretato, è il caricamento dell'armatura, armare l'arco con questo profilo di flettenti può essere sempre un grosso problema, ma con un piccolo trucchetto si ottengono i vecchi arcieri questo carichino lo utilizzavano da anni. Questo è il carichino che tutti possono costruirsi, costa 0, qualcosa, ed è veramente ottimo. E consiglio a tutti di utilizzare questo, con qualsiasi tipo di arma. Queste flettenti che hanno questo profilo, non dobbiamo torcerli, no? Quindi anche lo stesso carichino che si compra, in cui si utilizzano sui tip, è pericoloso perché torce la parte terminale del flettente e può rovinare, a lungo andare può rovinare. Come fare con questo carichino? Intanto mettiamo il nostro carichino nella gamba, mettiamo la nostra corda che è indispensabile, ovviamente non abbiamo torsigiri, ricordiamocelo sempre,
loop più grande davanti e loop più corto dietro. Quindi inseriamo il nostro loop in questa zona, inseriamo il loop più piccolo che non deve, è più piccolo per l'appunto perché non deve scappare una volta che armiamo l'arco, quello più grande può entrare. Prendiamo l'arco in questo punto, tendiamo la corda, entriamo dentro con la gamba destra e con la gamba sinistra sul nostro carichino inforchiamo nel punto dove non provocheremo torsione, non molliamo mai la corda, andiamo verso il fondo e non possiamo fare altro che questo movimento. Ecco fatto. L'arco non si è torto neanche di un millimetro e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Usciamo con la gamba, prendiamo il nostro carichino e lo poniamo da parte. Ecco che abbiamo il nostro arco, vedete? È un ottimo suono. Vediamo come si comporta durante il tiro. Vibrazioni non ne ho, e che ho i 4, credetemi, lo utilizzo nell'indoor proprio per non avere minimamente vibrazioni, perché l'indoor tiro molte frecce, mi alleno molto durante l'inverno e bisogna proprio cercare di non avere minimamente vibrazioni. Ma anche questo, oltre alle grandi performance superiore allo T4, al mio modesto parere, ha una ottima stabilità. Vediamo il tiro, uno string intorno ai 18 metri, ancoraggio, avete sentito, suono secco, vibrazioni praticamente nulle, è veramente un proiettile la freccia, quindi i miei 34 libri. Lo rivediamo. Ancoraggio, espansione e rilascio. Direi veramente ottimo. La messa a punto è stata semplicissima, sono drittissimi, come vedete sono perfettamente dritti, il profilo è performante, ci sono altre case che fanno questo profilo, non è solo Davide Vicini con i suoi sinusoid, ma costano veramente un'esagerazione. Secondo me costano un'esagerazione gli altri tipi di fratelli. Questi, pur essendo fatti artigianalmente, quindi uno a uno controllati con grande precisione, sono veramente, veramente una sorpresa. Sono stati una sorpresa per me. E una sorpresa che mi ha permesso di vincere il titolo mondiale IFA e di ottenere delle buone prestazioni del tre. Lo rivediamo. Direi veramente, veramente, veramente ottimi. Tiller consigliato, io consiglio sempre di partire col tiller da zero e poi andare a trovare il giusto punto di incontro. Ovviamente con calma, comunque ne abbiamo già parlato per quanto riguarda la messa. Sinusoid, Davide Vicini, questi sono dei 66-36, sentiamo ancora il rumore, che è sempre un parametro importante per quanto riguarda l'arco. Direi veramente ottimi sotto ogni punto di vista. Vediamo lo smontaggio. Anche lo smontaggio direi molto semplice, che io consiglio sempre questo sistema. Prendiamo gamba destra, vedete che va proprio nell'incavo, in quest'incavo qua, proprio per non torcere
il tips, prendi in quell'incavo, non dobbiamo fare altro che spostare il peso leggermente, scollegarlo, ma con grandissima semplicità manteniamo la corda in tensione, usciamo e non facciamo altro, sempre mai mollare questo capo, togliamo il capo dal flettente inferiore, inseriamo i due loop e li facciamo rientrare uno nell'altro, perfetto, così non possiamo perdere più. Perfetto, il nostro carichino 0,1 euro, la nostra corda, ecco, possiamo tranquillamente smontare i flettenti e ricordi. Grazie a tutti.